Sono nel mezzo del niente, nella penisola di Noto, a Ishikawa, e probabilmente. E questo posto, completamente sconosciuto, è una meraviglia. Oggi c'è una tempesta, quindi lo scenario è ancora più drammatico, sa ancora più di avventura, e io sono eccitato, continuo a fermare la macchina ogni 5 minuti per fare delle foto, È incredibile. L'unica cosa che veramente voglio fare è documentare questi villaggi in riva al mare. Questa penisola è stata davvero interessante e mi piacerebbe davvero tornarci. Io e Tommy siamo amici da un paio d'anni e da allora ci frequentiamo molto spesso e lavoriamo anche assieme, facciamo molti video assieme. Lui è un fotografo, io invece sono un regista. Ciao, ho trovato un contatto di una persona che sta organizzando un'attività di volontariato proprio a Noto, cioè nella penisola. L'idea è quella di andare a portare del tipo cibo italiano, cucinare cibo italiano e distribuirlo. E volevo sapere se tu fossi interessato a fare una roba assieme, tipo un documentario o qualcosa del genere. Perché mi ricordo che tu mi avevi detto che volevi tornare. Ho un ricordo fantastico dei paesi in riva al mare, di pescatori, delle persone che ho incontrato nei vari villaggi, e l'idea che loro possano non esserci più, o che le loro case siano sparite, che loro siano in difficoltà, un po' mi angoscia. E da regista, per quanto io non abbia nessun legame individuale, personale con Noto, è chiaro il mio interesse nel seguire questa storia. In termini egoistici, cioè questa è una storia così potente, seguire questa Adriana è qualcosa che... È un po' il sogno di qualsiasi giornalista italiano, questa idea degli eroi italiani o di persone italiane, in Giappone in particolare, che si dedicano per fare del bene. Ciao. Ciao, Tommaso, piacere. Adriana, piacere. Scuola di, io insegno cucina, una scuola di cucina. Ok. Vi insegno a Shibuya. E quindi nel 2011 volevo, ho fatto questo progetto per andare ad aiutare a Fukushima. Cioè, tutti pensavano che fossi impazzita. Se dico mia madre, piangeva al telefono. Già mi avevano dato per morta. Ho detto, guarda, mamma, io non torno, vado a fare volontariato. Sono stata in Giappone per 20 anni, questo paese mi ha dato tanto, adesso è il momento che io do qualcosa. È stata un'esperienza, ma veramente unica. Gente squisita, cioè ti giuro, tu andavi là, questi ti ringraziavano e ti chiedevano scusa per il disturbo che ti stavano recando. Cioè, tu sei venuto fino a qui, ti chiediamo scusa. Cioè, cosa ti viene la pelle d'oca, capito? C'è stato il terremoto, io ero in Italia, sono tornata e le mie studentesse, i miei amici, ma che fai? Che facciamo? Organizziamo un altro tour, un'altra volta, andiamo Ah, un'altra volta. quindi sta, cioè, è Sì. stato Sì, da loro è venuto. il menù è pasta al pomodoro e il pomodoro lo faccio fare ai ristoranti che conosco. Ciao Adriana, sto preparando per te. Mentre i miei studenti, le mie studentesse fanno il minestrone, sempre in contenitore da 3 litri. Diciamo che gli sponsor è tutto a posto, il caffè, la pasta e tutto. Sto cercando ancora qualcuno che mi faccia le torte, che comunque c'è bisogno di 120 torte per 1000 persone ovviamente. Quindi 80 litri di sugo e poi c'è ogni persona almeno 200 grammi ce li devi dare di minestrone. Calcola per 1000. 200 litri. Questa è una roba grossa da È una roba organizzare. grossa, ma sai cosa mi ha fatto piacere? Quanto lei sappia esattamente cosa sta facendo, è molto concreta, è molto concentrata. Buongiorno. Buongiorno, ben Buongiorno. arrivati. Buongiorno, Tommaso. Tommaso. Era il 30 marzo, ma a Tokyo faceva un caldo estivo. E così iniziamo a caricare le varie macchine di zuppe, salse di pomodoro, pasta, acque, dolciumi, caffè. Non avevamo assolutamente idea di quello che ci avrebbe aspettato.
Con noi sarebbero venuti Doug, il compagno di Adriana, Tomiyama, un formaggiaio, Ken, un cuoco matto che guida il food truck come se fosse la Formula 1, più una serie di altre persone tutte legate al mondo del cibo italiano. Noi di questi non conoscevamo nessuno. Chi invece non verrà con noi è Leo, il figlio di Adriana. Andi qua, andi. Ma mamma non si dice mai io molto. Come ti senti in questo momento, prima della partenza? Non ci capisco più niente. Giuro, non si capisce niente. Ho l'impressione di dimenticarmi qualcosa. E come mi sentivo quando sono partito per la prima volta per andare a Noto? È l'inizio di un'avventura. Allora, forse la kitchen car è un problema. Speriamo di no, perché sarebbe... Speriamo di no, perché... Cioè... Senza quella non possiamo andare. No, non è saltato tutto. Porco che... No. Come la muovi quella lì? Ah no, è terribile. Tra l'altro a 20 metri dall'area di servizio. È terribile. Ma non va proprio la macchina? Sì, io non ti fermate, si spiega proprio all'improvviso. Ah, ora proprio non riesci neanche a riaccenderla. Noto distava ancora 600 km e avremmo dovuto distribuire i primi 250 pasti entro mezzogiorno. Ultima delle cose che neanche ci avevo pensato, cioè... Mi sembrava che la nostra missione fosse giunta ad una fine prematura. That's too bad. That's so unfortunate. Yeah, we'll make it. There's a way. We'll yeah, get it there. There's a way. We have to. We have to. Yeah. Right? Yeah, there's a lot of soup. There's a lot of soup that has to be given to someone, right? Yes. L'hai visto, Doug? Non è che non va quello, non si va. È come andiamo. Sta arrivando un altro camion. Adriana, infatti, è riuscita a convincere l'autonoleggio a mandarci una nuova macchina. È arrivato un nuovo truck che è esattamente uguale a quello di prima. Speriamo che non sia rotto. E così, dopo un'ora e mezza di attesa e 30 minuti di faticoso ed acceleratissimo spostamento merci. Ore 1:20, possiamo partire. Sono le 4:24. Dormiremo un'ora più o meno fino alle 5:30 e poi ci aspettano gli ultimi 200 km e così poi finalmente possiamo lavorare per un'intera giornata. È remota sta penisola di Noto, cioè non raccontiamocela. Arrivati ad Ishikawa, ci imbattiamo nel primo inaspettato segno del terremoto. Le macchine del caffè dei mini market non sono in funzione per problemi al sistema idrico. Posso assaggiare? Prego, prego. Ma noi, da buoni italiani, ci arrangiamo. E qui si è montata anche la macchinetta. Cioè... Eh sì. Altro che combi. È bella quest'area perché hai aree pianeggianti di campagna, hai un po' di collina, hai il mare. È un'area di villeggiatura stupenda questa. Questa stazione della... Io sono passato di qua, c'era questo muro qualche mese fa. Fa strano perché io mi ricordo di guidare su questa strada. Cioè, mi ricordo esattamente. Noi però avevamo una missione. Tutto quello che dobbiamo fare, noi facciamo 250 porzioni, quindi dobbiamo togliere tutto il resto. Avevamo un'ora per preparare 250 pasti. Il tuo pomodoro è congelato o è a temperatura ambiente? Siamo davanti a queste file di case disfatte. Ovunque vedo c'è devastazione e siamo qui a preparare dei pasti da campo per la gente del luogo. Pasta o schi desu ka? Pasta mi desu ne.
ちょっと何でもちょっと食べとかんと。 イタリア料理とかは食べたりとかします。ここレストランもないし。 Sono morte persone. Non me ne capacito. Era Capodanno. Ed erano qua a festeggiare. E tutto è venuto giù. でも穏やか、あの町ですね。みんな優しい人ばっかりで。ここまでね、みんな優しいわけじゃないんですけど、イタリアも。日本でも東京でも50人平均もして。そうですよ。人によりますよ。東京とこの田舎と違うやろうし。こっちの方がいいです。無理しなくていい。病院ない、銀行ない、食べるところもない。これ来たらこんなきちんと。でもいいですね。嬉しい。 何人分ですか？4人分。お兄さんありがとう。いや、こちらこそ。気をつけてね。はい。スープ。ありがとうございます。ごめんなさい。これはイタリア語でミネストローネ。ミネストローネ。コーヒーやね。これコーヒー。はい。ありがとう。ブラビーコーキー、ブラビー。ブラビー、ブラビー。Incredible。ブラビー。 She told us it's 1,000 meals, right? So and it's 3 days. 3,000, right? 3,000, come on. 3,000 meals. 3,000. Oh, 3,000. Adri, 3,000? What is 3,000? It's all 1,000. 1,000. 1,000 食, 1,000 食 ですよね. Molto, molto. Dikiru, dikiru. Fatto bene a fare sta cosa, perché mi ha ricordato poi la parte, cioè, importante, no? Che ci sono ancora le persone che la vita va avanti. あの、能登いうところはね、地震もあんまりないし、大きい台風も来てないし、来ないし、なかなかいうとこだねーっていう話はしとったん。それがでっかいの固めてきたもんで、あんなでかいことは思わんかったって。生まれて初めてっていうか、私らは初めてですね、正直。 さすがにしんどろく距離になったらすごいわ、うん、ね、音もすごいし、要は建物がガタガタガタってなるがいい、うん、その音、うん、本当に目の前に車が飛び跳ねとった、あのキャンピングカーじゃなくてジャンピングカーやなって言って思ったぐらいやったもん<笑>今から思うとこんなの出たもん、今は割れてそして言われるようにちょっとなりましたけど、ね、なりましたけど、目の前ではやっぱり本当今日は恐怖で動けんかったし、うん、ここで まあ見ていただけ、ぺちゃんこになっとるやつ、うん、ようあるでしょ。それに関わらず、あの死んだ人がいない。あ、そうなんですか。うん、亡くなった方は幸いおいでない。誰もない。これはもう奇跡ぐらい。奇跡やと思ってます。 Adesso ci stiamo dirigendo verso l'ultima tappa della giornata, dove dovremmo fare altri 250. Dovremmo fare altri 250 pasti. Devo dire che è stato bello vedere tutte queste persone così contente. Percepivi che ne avevano piacere di ricevere un piatto di pasta. Cioè, quello è stato bello. Quello è stato molto bello. Gratificante. Ma non gratificante come una bella dormita di 10 ore, porca vacca. È bello, sono queste persone cariche per ricevere la pasta, la zuppa, le cose.
Però a me piacciono queste cose. Non lo so, mi mette, sono distrutto, ma mi tira su. Si trattava di cucinare altri 250 pasti, ma tutto ormai era diventato molto più facile. Il caos della mattina si era trasformato in ordine e precisione. Eravamo diventati un'orchestra. Vai, Ken. Prima devo contare tutto. Ogni singolo. Adriana, Ken e Tomiyama cucinavano, Tanaka e Suzuki assistenti, Doug e Tommy distribuivano paste e zuppe, Masako dava i dolci, Tommy tagliava le torte, e poi c'era il mio lavoro qui a fare caffè. Il barista di noto. コーヒーめっちゃ美味しい。私が出しました。さあ。イタリア人はコーヒー褒めるとそれだけで満足だから。本当美味しい。グラ。グラッテ。イエス。イエス。ああ、ノー、本当にない。すごいな、本当に。もう見えない。だい、ペルソネ。 industriale. We finished, guys. We finished with two bags. Grazie alla cucina, in cucina. Bravi, bravi. A questo punto, Adriana propone di cucinare anche per i militari che sono accampati dentro l'edificio. Sì, ma se non ci va, ma le forze di autodifesa hanno avuto l'ordine di non mangiare prima delle 8. Ma veramente? Sì. E allora glieli diamo, te lo mangiano dopo. Facciamo una bella soldati. Montagna che i soldati che ci hanno fame. Con cacuriorio. Ho sempre boiled baccari da tante. Ah, sono andate. 3 週間目か。あ、マジですか。じゃあ、なんかちょっと変わったもので。めちゃくちゃ嬉しいです。よかったです、よかったです。La felicità a volte ti colpisce quando meno te lo aspetti. Per Ken è l'inaspettato incontro con un gruppo di ragazze soldato a portargli un'immensa gioia. O almeno così ipotizzo, dato l'enorme sorriso che gli copre il volto. Perché siccome quelle del J-Tai sono molto carine, le ragazze del J-Tai. Sta andando a fermarle. Sta andando a fermarle e le porta i dolci. Purtroppo però le soldatesse stanno lavorando e il tentativo di abbordaggio di Ken cade nel vuoto. Il sogno di una vita. La donna è mobile. La donna è mobile. Non ci resta che mangiare. Ho cercato di dormire, ma non mai. Città fuori c'è un'alba bellissima. Come hai fatto ad andare a vedere l'alba, voglio dire? Non riesco a dormire, sono alle 5. Quando entro nell'ottica non riesco più a... Vabbè, insomma, sei tu che tiri le fila di tutto questo, per cui deve essere tutto... Deve funzionare tutto alla perfezione. Qual è il piano per oggi? Oggi è un casino. Sei pronto per oggi? Sì. Easy? No, not easy. Not easy. Se si intoca o chitemo sa, hana wa chanto saku desu yo ne. Inochi toka, ma hito no seikatsu mo kekiku, jishin ga atte mo suzuku desu yo ne. Ikiteru mono wa koyatte saiteku desu yo ne. Però cioè, signore ti fermano, chiedono le foto, è passato un bel ragazzo di baracche. Vedi, mettono le foto online. Mettono le foto online, gira la voce. Poi vengono tutte quelle dei militari a fare il bonen kai nel tuo ristorante. Hai le... Quelle di militare è meglio. Quelle di militare è meglio. Cioè io sono venuto con un'idea di tornare sui miei passi in un posto che avevo visitato, a cui tenevo. E ho sempre sottovalutato l'aspetto del volontariato, del dare una mano alle persone. Vedere queste persone fare due chiacchiere, una battuta con loro, un sorriso, è una parentesi in mezzo a questa follia, ma è il motivo per cui siamo qua. La mattina ci richiamo in una scuola, dove cuciniamo altri 250 pasti. Ma ormai è diventato tutto molto più facile. O almeno parlo per me, che servo espresso più non posso. Prego. Con questo hai l'energia per cucinare la pasta più buona del mondo. Chiaro, a questo punto è così sciolto che trova persino il tempo per abbordare una volontaria. Prima mi ha detto in italiano: a me piace quella con i capelli corti. Ho trovato il titolo del documentario. Ho trovato moglie a Noto. Protagonista lui. Abbiamo finito di distribuire i pasti, adesso stiamo andando a Suzu a vedere il luogo che dovrebbe essere stato più colpito.
perché è stato colpito dallo tsunami. Oggi discenderò la costa, sono in questo momento alla punta estrema della penisola di Noto. Paesaggisticamente è stupenda, i villaggi sono uno più bello dell'altro, con queste antiche strutture in legno, cosa che non è più tanto comune in Giappone, e invece sono ancora molto ben mantenuti, quindi sono proprio contento. Qui è tutto distrutto. Madonna mia. Qui è tutto distrutto. Fatta la golf, io te non sta niente. Trovi allucinante fare questa esperienza, più in generale. Questa cosa non la dimenticherò mai per tutta la mia vita. Lascia stare il documentario. Questo che stiamo facendo, aiutare queste persone, è indelebile nella mia vita. È una bella esperienza. È anche le cose che stiamo vedendo. Anche nel male. Comincia a ripensare a tutto quello che hai e a quanto sei fortunato ogni giorno, come alcuni problemi siano veramente delle grandi cazzate. Mi sono reso conto solo ora che quello che avevo visto era un paese vero. È la realtà. E ripensandoci di colpo ho avuto paura. Paura di perdere tutto. Il mio quartiere, la mia casa, la mia famiglia. E rimanere senza niente. Finita la distribuzione dei pasti, alcuni volontari ci parlano delle difficoltà che la zona sta incontrando. Guan, cuore di nai. Onigiri toka soita na kanson, suru mono mo nai no? Konkai wa mattaku hotondo naku. Juba saisho no dake? Saisho da. Saisho mo nai. Hobo to hotondo naku. Minna okoranai no? Oggi siamo in una scuola abbandonata che è stata riutilizzata. E questa è una delle aule, ok? Questa è una delle vecchie aule che intelligentemente è stata divisa con cartoni e qui ci possono dormire 6 persone. Ma non è male! Chi lo yuri? Senza yoga da già. Perfetto. おはようございます。アドリアナです。東京から来ました。料理もちろん大好きだし、で、料理通じて皆さんに笑顔にすることは得意だと思います。で、今日は東京に戻る前に、内灘の方に駆け足して、
東京に戻ります。今日一日も頑張りましょう。お願いします。Ultimo giorno, ultime ore. Ultimi pasti. Speriamo che riusci a chiudere in bellezza. Sicuramente sì. Sicuramente, dai. Come va, Ken? Tutto bene. Ultimo servizio. Siamo venuti in un onsen dove ospitano temporaneamente alcuni sfollati. Chocolate al coi, come la sei? A chi? Molte chiamate? Oh, ok. Si tratta prevalentemente di persone anziane. Avranno tra i 70 e gli 80 anni. ここに住んでいらっしゃるんですか。あそこ、向こう。お家は、ダメだ。うん、お家は、ダメ。ダメ。ダメ。Dicono che un disastro come questo sia meno traumatico per i bambini, perché quando sei piccolo hai ancora tutta la vita davanti. Ma quando perdi tutto quello che hai costruito in un'intera vita, quando tutto quello che hai fatto viene spazzato via e ti ritrovi a vivere in una tenda e a mangiare cibo istantaneo, ma come cazzo fai a riprenderti? Oh, chi è arrivato? È arrivato il teppista. Teppista. Cosini te.元気どうですか？おいしいですか？よかったです。ありがとう。今どんなもの食べてますか？炊き出しの場合もあるし、あごめん並んでるの。ああ、あそこ。Grande Ken, in totale quanti pasti pensate a tutti? Per il momento 950. Hai dato solo schifo molto rico. C'erano diverse famiglie che non se l'aspettavano minimamente. Ed è bella la sensazione. Ma cos'è? Pasta dall'Italia? Italiani che ci cucinano? Grazie, grazie, grazie. E avevamo le caramelle ai bambini. Sì. Non pensavo mi toccasse fino a questo punto questa cosa. Bella. Allora cosa dici? Che? Fatto. Fatto? Fatto. Sì. Oscar e Samadestà. È andata bene. È andata bene. È andata molto bene. Tu che sei prima di andare lì? Dondo mono fa, non avevo idea di come fosse. Prima resina cara, tutti sono... Ogni persona non conosceva nessuno. Nessuno. Sì, infatti. Però ora è diventato una squadra. Una squadra. È bello, sono contento di aver passato questi giorni insieme e anche se sono pochi sembra molto di più. Sì. Quindi torniamo indietro con... anche con, una, con delle belle amicizie. Quindi quando vengo al ristorante da te non pago, insomma. Ah, sì. No, grazie. Sì. Ma dai, lo sconto, figa, dai, adesso siamo fratelli ormai, devo anche pagare. Prima, sei genovese. Prima chiamami, scusa. Scusa, ho Piero. È andato bene, veramente. Un bel team abbiamo fatto, veramente. Grazie a tutti. E grazie a te Adriano, perché senza di te nessuno di noi sarebbe qua. Sei una forza della natura, cioè. No,